Michele Pellerei. Michele Pellerei nel 2004 scriveva: la competenza e la capacità di far fronte ad un compito, un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo. Mason, vi lascio la definizione per Renou che poi la potrete rintracciare quando volete, parla di natura olistica della competenza, non riducibile alla sola dimensione cognitiva, ma estesa anche alle componenti motivazionali, attribuzionali, socio-emotive e metacognitive. Mason parla di triplice alleanza tra cognizione, motivazione e metacognizione. Quindi già questo comincia a dirci che si sposta qualche asse di equilibrio, l'asse di equilibrio verso la persona tutta intera e non solo la persona mente, e quindi non solo la cognizione, ma anche la persona che si motiva verso l'apprendimento, cioè il bambino, perché gli aspetti socio-emotivi o motivazionali sono fondamentali affinché si vada verso un apprendimento che sia duraturo. La parte emersa e la parte sommersa. E la parte emersa è che cosa si apprende, quindi il fatto di conoscenza e abilità. E quella è la parte che generalmente nelle scuole viene accertata. Qual è il difficile? Accertare, valutare, apprezzare la parte sommersa. Ma generalmente la parte sommersa che condiziona la parte emersa. Perché se non c'è impegno, non c'è motivazione, l'apprendimento non c'è. Ed è importante capire che l'immagine di sé entra in gioco in maniera forte per poter strutturare un apprendimento duraturo. Cioè non solo dal punto di vista del docente, noi come docenti stiamo qui, parte centrale, siamo con i compiti autentici, le prove di verifica, poi vedremo che cosa significa compito autentico, compito di realtà, però questa parte di accertamento, solo queste, Mario Castoldi parla di stanza oggettiva, cioè verificare alcuni apprendimenti, ed è ciò che generalmente facciamo. Però c'è anche un'altra istanza, che è l'istanza soggettiva, l'avete alla vostra sinistra, autovalutazione. E questo secondo me è lo snodo centrale per andare verso un approccio per competenze, cioè chiamare l'alunno verso l'autovalutazione, cioè dargli gli strumenti, e poi li vedremo, affinché lui affini anche una consapevolezza di ciò che fa, perché metacognizione è questo, altrimenti metacognizione viene fuori come araba fenice che non si afferra mai. La metacognizione significa rendere consapevole il ragazzo, rendere nel senso che gli do gli strumenti, rendere consapevole di quello che fa, e la consapevolezza di ciò che si fa genera apprendimento, perché mi evita di continuare a fare magari errori che ho fatto in passato. Ecco, tra più persone, o tra pari, o tra docente e alunno, e viceversa, tra alunno e docente. Nel nostro caso, che è la scuola. Il Vygotsky ci ha detto che la conoscenza, quindi l'apprendimento, ha anche un carattere socioculturale. Socioculturale nel senso che Renou dice che i ragazzi che hanno un certo capitale culturale, bene o male, ce la faranno sempre ad andare avanti qualsiasi sia il tipo di insegnamento. I ragazzi medi, così, anche magari a costo di qualche battuta d'arresto, all'epoca c'erano gli esami di riparazione, oggi non ci sono più,
ci sono dei corsi di recupero, però dice giustamente per Renù, ma dei ragazzi in difficoltà, di quelli che generalmente escono dal circuito formativo, che cosa ne sappiamo, che cosa faranno questi ragazzi? E quindi è importante che ci sia un apprendimento che sviluppi il bagaglio, cioè la cultura che è di cui è dotato ogni singolo allievo. Qui ci sono degli studi bellissimi del 68-69 di Bourdieu e Passeron, come hanno dimostrato, facendo degli studi sul campo e quindi nelle scuole, che il capitale culturale della famiglia incide moltissimo nell'apprendimento e quindi nel percorso scolastico del bambino. Bellissimo saggio, l'eseritiere, cioè l'eredità culturale della famiglia. L'apprendimento ha un carattere situato, nel senso che se il carattere dell'apprendimento fa riferimento al contesto, sicuramente è facilitante per i bambini che hanno delle difficoltà a attivarsi verso l'apprendimento, e quindi l'apprendimento dovrebbe avere quelle caratteristiche, attivo, perché attiva il ruolo dello studente, del bambino, del ragazzo, quindi collaborativo, perché ovviamente c'è la natura relazionale della conoscenza, intenzionale, conversazionale, riflessivo. Noi parliamo dell'apprendimento della lingua italiana, riflessione linguistica. Che significa riflettere su quello che si fa? Quali strumenti diamo ai nostri bambini per riflettere? Ma strumenti, quindi processi e non solo inviti, oppure come facevano i professori con Greta, a dire ma questo non ti preoccupare, non è come dici tu, oppure al bambino si dice ma guarda un po', vedi quanti errori hai fatti, ma quali strumenti diamo al bambino per essere consapevole che ha fatto tutti quegli errori? Bene, quindi il traguardo di sviluppo che ce l'abbiamo come indicazione nazionale, quindi dal 2021, fine della scuola dell'infanzia, terza elementare o primaria, come la vogliamo chiamare, quinta, poi terza media, terza media arriviamo al profilo. Questi traguardi di sviluppo indicano la rotta. E quindi dove devo andare, verso quale meta, traguardo, ma è di sviluppo, nel senso che io sono arrivato lì, benissimo, poi però devi ripartire per raggiungere l'altro traguardo, ecco la prospettiva in progress che dicevo prima, è in grado di iniziare ad affrontare, perché lo fa man mano, bene, però come faccio io ad andare verso le conoscenze e l'abilità? Io ho preso un traguardo di sviluppo, quello lì, scrive testi corretti nell'ortografia, ho preso dalle indicazioni nazionali, nell'ortografia chiaro e coerente legato all'esperienza, questo è di quinto, legata all'esperienza di diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi parafrasando e completando, ritrasformando. E poi ho enucleato le conoscenze e le abilità. E il lavoro quotidiano del docente è questo? Sì. Non vi ponete gli obiettivi? Sì. Quali sono gli strumenti che dovete dare? Quali sono le abilità che dovete
strutturare o rafforzare le vostre radici. Che cosa abbiamo fatto? Una procedura a ritroso, quello che pare che chiama cammino a ritroso, 8 competenze di altri, profilo, traguardo di sviluppo. Il traguardo di sviluppo l'ho declinato per conoscenze e per abilità. Adesso allievi che stanno lì, a volte hanno, nella secondaria è abbastanza diffuso, a volte hanno stabilito un patto di resistenza con il docente, dicono un po' al docente: tu non mi chiedere poco e io non ti do fastidio, nel senso, guarda un po', facciamo questo patto non sottoscritto, però ci intendiamo. Convincere a cambiare mestiere, che è difficile, non è che è facile l'approccio per competenze, perché qualcuno si può adagiare sul fatto che dice: vabbè, sei insegnante, io l'ascolto, do quello che posso dare, attivo al 6, io sono contento, insegnate pure avanti. E quindi stanarlo è un compito difficile. Lo posso fare ovviamente con alcune strategie. L'attività di gruppo è fondamentale, se è l'attività di gruppo ben strutturata. E quindi tutti devono dare, gruppo come risorse, tutti devono dare il proprio contributo, altrimenti come faccio io a tirare verso la sufficienza coloro che non sono sulla sufficienza, giusto per brutalizzare, oppure coloro che non intervengono mai? Adoperano una competenza alla volta, i bambini adoperano simultaneamente più competenze e più abilità, ovviamente. Quello che io faccio mi serve per innestare l'itinerario, e quindi con questa avvertenza non è che poi le competenze non sono correlate tra loro, cioè